Gentili signore e signori, un cordiale saluto e ben ritrovati dall'ippodromo di San Rossore per l'11ª giornata di questo 2014, la prima di febbraio. Tempo coperto, meno peggio di quello che ci si potesse aspettare dopo i disastri dei giorni scorsi dal punto di vista del meteo. Terreno ovviamente molto pesante, ma direi che è veramente difficile trovare una pista che riesce a drenare l'acqua così bene come accade a San Rossore. Lo vedrete durante le corse dalle immagini fornite dalla regia di Alfea Cinematografica. Buon divertimento con Tar Flash e ci vediamo in chiusura di trasmissione. City Napoli tira via da Martilzo, che ha sempre all'esterno Colorado Springs. Dietro ai due c'è Antilia allo steccato illusorio di fuori Grouville, con Colorado Springs che si impegna con la frusta all'inseguimento di City Napoli. City Napoli, Colorado, Colorado montato, poi Antilia, Martilzo, che precedono Grouville e illusorio. Sono andati forti davanti, molto forte in relazione al terreno e alla categoria. Con City Napoli rincorso da Colorado, guadagna per Varchi Illusorio nel frattempo, e dall'esterno Martizio, Illusorio che ha guadagnato una marea di lunghezze scurvando all'interno. City Napoli in fuga da Illusorio, che ha all'interno Colorado, all'esterno Grouville, poi Martizio, con Grouville e Illusorio che vanno su City Napoli, che ha speso molto per essere dov'è. City Napoli alla frusta per respingere Illusorio, che è in leggero vantaggio. Illusorio che passa su Grouville e City Napoli, poi Martilzo e poi Colorado. Nel finale Illusorio in vantaggio, prova ad andarlo a prendere Grouville. Nel finale si accuccia Illusorio, Grouville lo prende. E per la terza moneta Martilzo. Antonio Ferramosca, anche se ti ho toccato prima della corsa, hai visto che non ti ho ghiacciato. No, davvero un bello sprint. Sì, mi era venuto un po' male, dovevo correre sui primi. All'inizio non ce la facevo a gestirlo bene, poi quando si è ingambato all'esterno è venuto su di un altro passo. Ascolta, il terreno com'è? È pesante. Faticoso, sì. Sì. Bene, grazie Antonio Ferramosca. Groovy Hill che vince la prima delle corse oggi in programma a San Rossore. Quelli dietro sono un filo montati, il terreno allunga la distanza ovviamente. E allora Allegro Red Dore, Spagnoletta in vantaggio, precedono Rio Mantaro, Replacement che deve, se vuole superare, andare in terza. Allegro che allunga da Red Dore, Spagnoletta, poi Replacement che va in mezzo alla pista. Allegro, Red Dore, Spagnoletta, i tre allungano ora da Replacement, Rio Mantaro e Dear Miss. Addirittura in mezzo alla pista Allegro è montato, Red Door che perviene al suo esterno, i due provano ad allungare da Spagnoletta e Replacement con Allegro in vantaggio, caratteriale come sempre, come genealogia, va da tutte le parti, Red Door lo aggredisce, Allegro contro Red Door, poi Replacement che prova l'aggancio con Allegro in vantaggio, disordinato ma in vantaggio su Red Door, ancora Allegro che scarta, non si impegna, poi torna ancora Allegro in vantaggio su Red Door. Che caratterino questo Allegro, altro che Montalegre.
secondo Red Door, terzo replacement. Carla, hai preso anche un po' di paura. Sì, mi sono trovato un po' impreparato all'ultimo scarto che ha fatto, perché non pensavo che lo faceva così, diciamo, cattivo. È un cavallo che guarda molto, non pensa a galoppare, pensa a guardare molto in giro. Quindi... Il motore sembra sia interessante. Sì, sì, c'è un bel motore. Velocità della retta di fronte, voglio la luna e terza avvicinata ormai da eccellente idea, i quattro allungano, Military Device, fai di miglia all'esterno, in terza posizione voglio la luna, in quarta eccellente idea, in coda tiro la Fresh Pepper, davanti si è camminato con fai di miglia che ora va con più decisione su Military Device, voglio la luna, non cambia passo, raggiunta da eccellente idea che è nella scia Fresh Pepper, quando si entra addirittura Military Device, con all'esterno fai di biri, voglio la luna che non perviene sui due, all'esterno eccellente idea, con Military Device attaccato da fai di biri prima e da eccellente idea poi, dietro i tre Fresh Pepper, voglio la luna non si impegna e non progredisce, fai di biri contro eccellente idea, fai di biri all'interno, voglio eccellente che lo attacca, con fai di biri che prova la reazione, eccellente idea che sta passando in vantaggio, era un'eccellente idea giocarla a 3 quinte a corsa vista, con Landino che fa 2001, e non è un odissea nello spazio, ma la corsa a San Rossore, secondo in questo caso, è ancora fai di biri e terzo Fresh. Partiti, entra e non sgabbia Spirit of Sense, la lacoletta va davanti con lettere al suo esterno, il drago di Brema è terzo di fuori e procede Welt Gericht Night Windows e Gemma dell'Olmo, la lacoletta e lettera una accanto all'altro procedono Night Windows con all'esterno Welt Gericht in mezzo alla pista del drago di Brema ed in coda in corda Gemma dell'Olmo, tre coppie all'attacco della curva, l'alla coletta e lettera Night Windows e il drago di Brema, Welt Gericht e Gemma dell'Olmo, quando si sta entrando addirittura l'alla coletta allunga con lettera alla sua sella, il drago di Brema prova il recupero con Night Windows, quelli dietro un filo montati, addirittura l'alla coletta e lettera avanti al drago di Brema, all'interno c'è Night Windows, l'alla coletta contro lettera e il drago di Brema, l'alla coletta che deve scrollarsi dosso la minaccia di lettera, poi è il drago all'interno Welt Gericht con lettera che sta passando sull'alla coletta che è un po' disordinata, poi è il drago di Brema, poi Welt Gericht, gli altri non ci sono, lettera in vantaggio ma non stacca, il drago con il passare dei metri prova l'ingambata, lettera contro e il drago all'esterno e Welt Gericht di dentro, Welt Gericht che attacca a fil di palo.
Salvatore, un attimo prima di rientrare, come l'hai vista dalla sella? No, non l'ho vista proprio. Non l'ha vista proprio, è strettissima. Sentiamo invece Gavino. Ma è brutta, lui viene forte in fondo e non lo so. Ovviamente non possono dire altro perché la foto è strettissima. Super fiamma, si va agli ordini dello starter. Con l'ingresso di Ascarello. Partiti. Caro Blizzard, non perfettissimo nella sgabbiata, superato da Mazin Victory che ha all'esterno a Scalello. Caro Blizzard che si ripropone nella scia dei primi, visto che nessuno vuol correre in testa. E allora gioco forza, Ascarello e Bax in prima linea. I due procedono, Amazin Victory che ha all'esterno Super Fiamma, l'erede di Nelson, Cat Boss, Carol Blizzard in coda, Bagonghi. Ascarello in vantaggio su Amazin Victory, all'esterno Baxi, quarto in corda Carol Blizzard, con di fuori l'erede di Nelson e Super Fiamma, Bagonghi in coda, Cat Boss. Siamo in piena curva, Ascarello guida su Amazin Victory, Carol Blizzard, Baxi, Super Fiamma, l'erede di Nelson, Cat Boss e Bagonghi, quando si sta per entrare addirittura. Ascarello con all'esterno Amazin Victory, poi Carol Blizzard, Baxi, l'erede di Nelson, Ascarello attaccato da Amazin Victory, poi Carol Blizzard, poi più indietro c'è Baxi con Amazin Victory che passa su Ascarello e Carol Blizzard, poi l'erede di Nelson e Baxi, nel finale Amazin Victory passa su Ascarello, Amazin Victory, Ascarello, e per la terza sono in lotta l'erede di Nelson e Carol Blizzard. A San Rossore si corre il giovedì e la domenica. Non perdete il Palio dei Comuni, i Gran Premi in ostacoli alla Ribocca. E nei giorni festivi iniziative per il pubblico e animazione per i bambini. Venite all'ippodromo di San Rossore, vi aspettiamo. 6 mesi lontano dall'Italia, 6 mesi trascorsi a Hong Kong, bentornato Nicola Pinna. Grazie, grazie. Allora Nicola, un'esperienza nuova per te, eri già stato in Giappone, ma Hong Kong è un ambiente completamente diverso. Ma, sì, il Giappone è molto più facile, Hong Kong ho trovato
parecchie difficoltà all'inizio. Mi sono messo in moto l'ultimo mese, però ormai era troppo tardi. Dovevo allungare la distanza. Dunque, com'è andato un bilancio su questi sei mesi? Da un punto di vista sia del numero delle vittorie che hai ottenuto, ma anche un bilancio professionale. Ma in sei mesi ne ho vinte cinque. Non è che siano tante, però contando il fatto che è molto difficile anche trovare le monte laggiù. Infantino se le deve procurare, sì, per proprio conto, quindi non è che sia un gran manager di me stesso. Quindi, però insomma, diciamo che devo capire bene com'è che andava, gli allenatori, i fantini che usavano, quindi io devo andare dagli allenatori che avevano i cavalli liberi e spesso, cioè, non è che capivo benissimo queste cose all'inizio, però all'ultimo hai migliorato il tuo inglese? Ma penso di sì, abbastanza. Ora, sei non è che, insomma, però poi un po' di difficoltà d'ambientamento, un po' la mancanza dell'Italia, ma alla fine sono arrivati in forze anche compaesani, compatrioti, amici, insomma, tra fidanzata, fratello, Rispoli, De Muro, insomma, poi sembrava di essere no, a casa. Allora, Umberto, quando arrivò lui, diciamo, ho iniziato a montare di più perché mi faceva lui il manager a me. Non è che mirava quelli meglio, però insomma un po' ci si arrangiava. Anche perché ha vinto più lui di me in un 4 settimane di però tenza, sai, lui è anche abbastanza sveglio sotto questo punto. È sfacciato. Io con la paura di sentirmi dir di no, magari tante volte neanche chiedevo. Però comunque diciamo che l'ultimo mese mi è andata abbastanza bene. Una giornata vinse anche il Jockey Challenge. Insomma, è stata una bella soddisfazione. Professionalmente in che cosa ti sei arricchito, Nicola? Ma io penso che montare laggiù è uno dei posti più difficili al mondo, ma non a detta mia, a detta di tutti i fantini. E niente, sono 14 cali a corsa, dal primo all'ultimo 7-8 lunghezze, cioè, quindi è un bel problema anche trovare. Bisogna sgabbiare svegli, veloci, no, e poi prendere posizioni in seconda ruota, in terza ruota non si vince mai. Da dietro è difficile vincere, solo De Muro vince quarta ruota e ultimo è il più vario. Posso dire che dopo che sono arrivati anche Umberto e Mirko in questo inizio di 2014, uno degli stipendiari steward di Hong Kong mi ha scritto e mi ha detto: però questi italiani sono bravi, anche Mirko ha vinto il gruppo 1. La mia risposta è stata: Italians do it better, gli italiani lo fanno meglio. No, vabbè, Mirko ovviamente, cioè, se vuole montare come ho visto io ultimamente, è uno dei migliori al mondo. Umberto si adatta dappertutto e io ho bisogno di tempo. Via. Sei un tardivo. Sono tardivo. Va bene, andiamo adesso al tondino perché sta per partire questa sesta corsa. Grazie a Nicola Pinna, bentornato a lui. Lo vediamo oggi a San Rossore per la prima volta in Italia da quando appunto è tornato nei giorni scorsi da Hong Kong. Eccolo, solo Cracking Choice fuori, giubba bianca e verde di Giulia Benedetta Mini. Tutto è pronto agli ordini dello starter. Partiti! Non brillante Ivo G, ma dall'esterno Cracking Choice, oro d'Irlanda, Capitan May, con oro d'Irlanda che prova ad andare in vantaggio su Ivo Gima, Cracking Choice, Capitan May. Poi all'esterno Johnny Castle che anticipa Marshade, che è partito piano rispetto alle sue caratteristiche. E dietro a questi Pride and Joy, Shamar Love e gli altri, con oro d'Irlanda, Ivo Gima, Pride and Joy, Capitan Mickey e Cracking Choice, questi primi cinque. Sesto è Johnny Castle, che precede Marshade e Bastiani. In corda Tropical Song con vicino Shamar Love. Quello ultimo, mi chiedono chi è, Malthus Red Kerr. Corona d'Irlanda che prova l'allungo a 600 metri dal palo. Prova a scrollarsi di dosso. Pride and Joy per Varchi e Ivo Gima. Poi prova il recupero Tropical Song,
al largo Capitan May, Bastiani che si prepara in mezzo alla pista, il Dormegliano in mezzo alla pista, Bastiani in mano che va su Pride and Joy, poi c'è Tropical Song, poi Marshade, Bastiani in vantaggio, Claudio che si gira dentro di fuori, signori è un canter nel più facile e completo dei modi, Bastiani fa un numero e batte Pride and Joy e forse Tropical Song. Claudio, se c'era qualche dubbio sulla possibilità che questo cavallo facesse il pesante almeno qua a Pisa, l'abbiamo fugato. Sì, un bel passeggero sei stato. Oggi veramente gli inglesi direbbero impressive. Sì, perché mi ha impressionato anche a me. Molto impressionante questo cavallo. Volevo, certamente a metà curva vado molto bene, ho detto vinciamo, gli do il minimo sforzo perché lo sentivo che era troppo meglio. Infatti anche Sandro nel commento si è esaltato. Si è esaltato. Ottimo, ottimo rientro per il bel Bastiani, complimenti a tutto il team della razza Dormello Olgiata, oggi presente anche il Marchese Incisa, Francesca Sefe, Philippe Lossier, Leo Racco ovviamente l'allenatore, Claudio Colombi in sella, Bastiani domina il premio Camera di Commercio di Pisa, tra poco la premiazione. Sta entrando Tail Hitchcock, dovrebbe mancare solo Regina Bea allo steccato, eccola la femmina della Briantea per andare agli ordini dello starter, manca solo Regina Bea, il ricordo del ristorante Rino, un grande appassionato ristoratore ma soprattutto un ippico a 360 gradi e c'è il figlio Stefano e la moglie Mariella, dopo in premiazione, partiti. Tail Hitchcock, Regina Bea, una accanto all'altro, all'esterno Gambling e Cedriano, con all'interno Regina Bea, di fuori Tail Hitchcock e Cedriano, che tira un po' nella prima parte di gara. I tre procedono di Montina, con all'esterno Gambling, con Cedriano in mezzo alla pista, che tira molto, non ce la fa Fiori a metterlo dietro, allora lo lascia sfilare in vantaggio su Gambling, Tail Hitchcock, Regina Bea e Di Montina, sesto di fuori Martin Desert, che precede, ci siamo sempre, Cianchino in coda Red Spirit, Cedriano, Tail Hitchcock, Di Montina, Regina Bea, Gambling, Martin Desert, all'esterno Cianchino, poi ci siamo sempre Red Spirit, quando si entra addirittura Cedriano prova l'allungo dal traguardo lontano, inseguito all'esterno da Tail Hitchcock, poi all'interno da Di Montina, i tre provano l'allungo, inseguiti da Di Montina, all'interno da Regina Bea e Martin Desert, Cedriano in vantaggio su Tail Hitchcock, poi Di Montina, poi Martin Desert, poi Red Spirit, Cedriano è ancora in vantaggio su Tail Hitchcock e Di Montina, Cedriano un po' in difficoltà nel finale, Tail Hitchcock prova ad andarlo a prendere, Cedriano in vantaggio su Tail Hitchcock e Di Montina, Cedriano in vantaggio, il palo è lì, Cedriano!
Anche per oggi è tutto, vi ricordo velocemente il nostro sito sanrossore.it sul quale trovate tutte le informazioni utili per seguire al meglio la nostra stagione di corse. Vi ricordo anche che domenica prossima, 9 febbraio, sarà il secondo giorno dedicato al Palio Ippico dei Comuni e ancora ingresso gratuito per tutti i residenti della provincia di Pisa. Con questo è tutto, appuntamento con la prossima giornata di corse, giovedì 6 febbraio, inizio alle 14:15. Noi ci saremo e naturalmente vi aspettiamo.